è la formula vincente per insediare un segmento altamente competitivo come quello dei SUV di taglia media? Beh, in Hyundai pensano di aver trovato la risposta definitiva al dilemma con la quarta generazione di Tucson, un crossover completamente riprogettato da cima a fondo con tante soluzioni che strizzano l'occhio al mondo premium. Facciamo la sua conoscenza dopo la sigla. Che dire, chi si aspettava il solito ritocco banale, scontato a stile carrozzeria rimarrà deluso. Il design di nuova Tucson ha fatto davvero un balzo quantico, grazie a una serie di dettagli estetici che non passano inosservati. Impossibile non notare la griglia frontale dal look high-tech con forme, linee e angoli ottenute tramite un calcolo digitale creativo ribattezzato dinamica parametrica, che dà luogo a sorprendenti effetti luminosi. Quando spente, le luci diurne anteriori sono del tutto invisibili e completamente indistinguibili dagli elementi geometrici della calandra, con i proiettori veri e propri che sono integrati ai lati del paraurti. Il profilo massiccio e scolpito di Tucson si accompagna a vistose nervature sulle fiancate. È una linea di cintura alta che termina in una firma luminosa posteriore coast to coast. Stilosi poi il logo Hyundai in vetro liscio e la spazzola Tergi-Lunotto nascosta sotto lo spoiler. Tanti cambiamenti anche all'interno, dove dominano finiture e rivestimenti pregiati di indubbia qualità. La prima impressione è di trovarsi a bordo di un'auto di alta gamma, con tutti gli accorgimenti del caso e con sciccherie dal gusto tipicamente luxury. È questo il caso del display widescreen incastonato a centro plancia e del cluster digitale del quadro strumenti, anch'esso da 10,25 pollici di diametro. Il sistema multimediale dispone inoltre delle ultime versioni di Apple CarPlay e Android Auto con connessione wireless. Ma c'è dell'altro: il climatizzatore automatico trizona può contare su dei piccoli forellini da aereazione disposti lungo tutto il cruscotto. Questi diffusori diffondono in maniera uniforme il flusso d'aria, migliorando così il comfort termico in abitacolo. E che dire poi dei suoni della natura emessi dall'impianto Hi-Fi Krell? Ah, in questo gelido inverno non c'è nulla di meglio del crepitio di un bel caminetto caldo acceso. Metro alla mano, Tucson 2021 misura 450 cm in lunghezza, 2 in più rispetto alla passata generazione, 1,86 m di larghezza, 20 mm in più della Model Year 2015, per 1,65 m di altezza. Cresce anche il bagagliaio, la cui capienza aumenta del 20% e spazia ora da un minimo di 616 a un massimo di 1795 litri con schienale abbattuti. Tuttavia l'accesso al vano di carico è un tantino rialzato da terra e dista dal suolo 75 cm. Sul divanetto posteriore tanto lo spazio per testa e ginocchia, ma con un quinto occupante il discorso si complica. Rivoluzionata la gamma motori, che per venire incontro alle sempre più stringenti norme anti-inquinamento abbraccia ora la propulsione ibrida con il debutto della tecnologia Mild Full e a breve anche Plug-in Hybrid. La Tucson che provo oggi è spinta da un 1.6 turbo benzina HEV Full Hybrid con potenza di sistema di 230 cavalli e coppia massima di 265 Nm. Il motore termico è abbinato a un propulsore elettrico da 60 cavalli, che insieme al 4 cilindri in linea dà vita a uno schema ibrido in parallelo. A ciò si aggiunge un cambio automatico 6 rapporti e la trazione integrale. Così facendo, il SUV scatta da 0 a 100 orari in circa 8 secondi e raggiunge, laddove consentito, i 193 km orari di velocità massima.
la partenza avviene quasi sempre nel più assoluto silenzio. Certo, non siamo ai livelli di una plug-in hybrid, ma lo spunto è comunque più che sufficiente per coprire qualche decina di metri a zero emissioni nel traffico cittadino. Il termico si rivela corposo e dinamico, dà il meglio di sé sulle brevi distanze, con uno sprint brillante e una discreta riserva di potenza per i sorpassi in velocità. In modalità sport riesco anche a togliermi qualche sfizio fra le curve, ma non c'è dubbio che Tucson prediliga il comfort alla performance, e ciò lo intuisco da uno sterzo progressivo e da sospensioni ben tarate che mi fanno scivolare delicatamente su buche, tombini e pavé. Il 4x4 Hyundai offre inoltre una versione migliorata del Terrain Mode, che modifica la ripartizione di coppia fra i due assali in base all'impostazione scelta fra fango, neve o sabbia. In opzione ci sono anche le sospensioni a controllo elettronico, che variano il carico su ogni singolo ammortizzatore in base alla modalità di guida scelta fra Normal, Eco e Sport. Durante la mia prova cittadina di circa 2 ore, il computer di bordo mi ha indicato un consumo medio di 5,9 litri di carburante ogni 100 km. Sia chiaro, un dato più che incoraggiante, ma che tuttavia in extraurbano tocca quota 6,3 litri di carburante per 100 km. Hyundai Tucson 2021 è disponibile in 3 diversi allestimenti, X-Tech, X-Line ed Excellence, con le motorizzazioni che partono dal 1006 Full Hybrid HEV della prova, passando per il 1006 TGDI Mild Hybrid 48V, per raggiungere infine sempre il 1006 Diesel CRDI da 115 cavalli. La entry level X-Tech da 24.900 euro dispone di serie di frenata automatica d'emergenza con riconoscimento ciclisti e pedoni, mantenimento della corsia, fari automatici, rilevatore stanchezza del conducente e riconoscimento segnali stradali. X-Line da 32.000 euro aggiunge sensori anteriori, climatizzatore automatico trizona e retrovisore elettrocromatico. La top di gamma Excellence, come quella in prova con trazione integrale, vale invece 39.550 euro. I prezzi qui riportati non considerano gli incentivi statali ed eventuali promozioni cliente messe a disposizione da Hyundai in fase d'acquisto. Voi cosa ne pensate di Tucson 2021, il nuovo corso stilistico intrapreso da Hyundai? Vi ha definitivamente convinto? Beh, fatemelo sapere nei commenti qui sotto, mettendo un bel like se il video vi è piaciuto, attivando la campanellina per non perdervi tutti gli ultimi video di Motorbox TV. Il mio consiglio è ovviamente quello di seguirci su tutti i canali social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, e ovviamente sul sito motorbox.com. Io per il momento vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Oh ragazzi, sapete che c'è? Con sto caminetto acceso, a me sembra di essere proprio a curva. E poi sono anche scaldato. Vabbè, ciao!